Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione plausibile di Radio DJ, edizione dedicata a uno scoop della redazione plausibile, perché siamo riusciti in esclusiva a intercettare la lettera che Silvio Berlusconi ha inviato a Bruxelles per descrivere la posizione del governo italiano riguardo alla crisi. È con orgoglio e con un pizzico di emozione che ve la andiamo a leggere immediatamente. Vai con la base adeguata. Caro Bruxelles, come va? È tanto che non ci sentiamo. Qui in Italia non è un bel periodo, il tempo è brutto, Pompei cade a pezzi e il Milan di Sacchi è solo un lontano ricordo. Tra me e Umberto le cose, sai, non vanno più tanto bene. I suoi amici me lo stanno mettendo contro, lui ha un altro e io mi sento solo, molto solo. Ieri sera attorno a me c'erano 7 diciottenni che indossavano solo la frusta, ma io mi sentivo solo, disperato, fuori luogo come Ghedini a un congresso di simpatici. Mi chiedi riforme, Bruxelles. Mi chiedi soldi, Bruxelles. Mi chiedi stabilità, Bruxelles. E quanti cacchi mi chiedi, Bruxelles? Non sono mica il mago Pancione che cambia un cavallo in un coccodrillo e ciù. Sei ingiusto con me. Per tutte le volte che sono venuto a farvi ridere, per tutte le volte che vi ho portato la gnagna sui voli di Stato, per tutte le volte che vi ho svoltato quella che altrimenti sarebbe stata solo una serata formale. Silvio racconta quella della suora scorreggiona, dicevi, e io c'era una suora che... e giù tutti a ridere. Poi un giorno è arrivato lui, peggio di un figlio comunista, peggio di una sauna con Marco Travaglio, peggio di una partita a tabù con Napolitano. Era il destino. Da sempre i cavalieri hanno lottato contro i draghi, ma questa volta è diverso. Il cavaliere soccombe, il draghi vince. E tu, Bruxelles, farai finta di non conoscermi come se io fossi un qualunque dittatore libico e tu fossi me. Sai che ti dico, Bruxelles? Divertiti con Bersani, Montezemolo o qualsiasi altro ipodotato che verrà dopo di me. Ma quando un giorno sarai lontano e vedrai il cielo quando si scolora, pensami almeno per un momento, pensami almeno per mezz'ora. Io sarò a Panama con Walter, Marcello e gli altri a godermi il mio cocktail martini e prescrizione. Tu sarai qui a cercare un modo per sopravvivere in compagnia della culona inchiavabile e del nano senza bidet. Guarderai l'euro diventare carta straccia e dirai: Silvio, mi manchi, ma sarà troppo tardi. Addio. Firmato Silvio 36. E questa era la lettera che Silvio Berlusconi ha inviato a Bruxelles per descrivere la posizione del governo italiano riguardo alla crisi. Noi dal canto nostro ci sentiamo di mandare un grande abbraccio a Silvio e di ricordargli di stare tranquillo, perché nella vita, chiusa una porta, si apre un portone. Radio DJ, informazione plausibile. Per oggi è tutto, l'informazione plausibile torna domani.